Signore e signori, Caricone! È bombatissimo, No, non è vero. Tieni ancora, tieni. No, la certa. Ma quanti anni hai adesso? 35 a febbraio. Ma dai, è sempre 35, ne hai 35, 35 anche 10 anni fa. Perdonami, esistemo. Non ci arrivi? No. Vuoi metterti? Sono comodo, lo sgabellino. Senti, tu sei stato il primo veramente a spiazzare tutti, perché il Grande Fratello, che non si capiva cos'era, tu hai fatto l'amore in diretta praticamente. Ma dottore, non cominciamo con questo cioè, termine aggressivo. È curioso. È un termine no, ho detto l'amore. Nel senso che... Sì, una... Grande Fratello, cioè, si è detto tutto e il contrario di tutto, e ne hanno parlato persone titolate per farne, no? Per farlo. Ha detto delle cose su di te fantastiche, perché dal Cardinale, mi sembra, da Martini, no? Fino a... Io ho letto delle cose dove dicevano che eri il nuovo Messia, delle cose contrastanti, ma si è discusso, sei diventato una... No, tecnicamente penso che sia un pochino cambiata la televisione, da dentro e da fuori, è percepita anche in maniera diversa, costa diversamente fare televisione dopo il Grande Fratello, ecco, qualche cosa è cambiato, no? Cambiare tutto poi per non cambiare niente, perché alla fine è sempre... Beh, però il senso del pudore tu l'hai un po' cambiato, insomma, una volta diceva in televisione certe cose non si fanno, ormai in televisione... Ma io ricordo di essere stato... uno spudorato, nel senso che il pudore penso sia una cosa un pochino più intima e profonda, non infatti... è far vedere un sedere, ma è mostrarsi, no? Tu stavi sotto la coperta, no? Vedo il baciami piccina sulla bocca, bocca piccolina da abitanti, babba baci quantità, parabaro parabaro, io ti darò di più, io ti darò di più. Sono qui con Pietro, tra l'altro è arrivato dall'Australia, ha fatto scalpore, il primo essere al mondo è nato senza sesso, mi ha dato una notizia adesso e pare che Nilla Pizzi ha detto cosa c'è di strano, anch'io non so che precisione l'ultima volta che ho fatto sesso invece. Questa non mi è piaciuta tanto, mi date delle battute vecchie. Cioè gli autori che mi stanno invecchiando durante la trasmissione. Allora, sono qui in un faccia a faccia meraviglioso con Pietro e soprattutto con la grande Flavia Aghilone, no? Omen nomen, che mette... Buonasera! È buffo? Una che fa l'agopuntrice, giusto? Agopuntore? O agopuntrice? Agopuntrice. E si chiama Aghilone, no? Ma è un nuovo programma. Senta, spogli un po' intanto. Ma io no, che c'hai paura, tu hai paura delle punture. No, c'hai la faccia di uno che ha paura delle punture. No, io penso che si possa cominciare col braccio. Sì, e intanto arrivare... mettigliele uno che voglio aghi. L'espressione. No. Guarda, è il maschio aghi. Italiano. Guarda. Non fa male, non fa male. Allora. Vai. Ok, basta. Con questo abbiamo iniziato l'ernia, giusto? L'ernia. Stiamo lavorando sull'ernia. L'ernia. Ho saputo, insomma, che ha questa protrusione. Si sente tantissimo, no? Ma come si sente tantissimo? Dai. Allora, senti. Spada conficcata in un braccio, non riuscivo. Guarda, ti sistemiamo, iniziamo col corpo, lavoriamo. Ti fa male? No, si sente tanto, cioè sento le energie strane. Sì, perché stiamo lavorando sul sito. L'energia positiva, esatto. Siamo in piena agopuntura. No, così ti salviamo. Ovviamente. Tu hai usato gli steroidi una volta, è vero no, questo? No. Hai dichiarato? No. Dove ho dichiarato? Gli mette un altro ago subito. Non basta con gli altri. Stai fermo, sennò... Un altro ago e basta. Se si toccano gli aghi... E confesso. Ah, confesso tutto. Stai fermo però. Così. Perché questa volta abbiamo i chakra tutti allineati, no? Sei tutto... Senti, prima del Grande Fratello tu dicevi che facevi fatica a mettere insieme 30... una faccia sofferentissima. No, sento tanto gli aghi, nel senso che quindi confermo che funziona, sento un formicolio sui... Sì, ma vedrai quando ti senti annebbiare tutto... Comincia a rispondere a qualsiasi cosa. Ok. Senti, allora, concentrati. Ok. Tu prima il Grande Fratello facevi, dicevi, sfangavi 30.000 lire al mese a fatica, dopo sei passato a 20 milioni a serata. No, vengo da quella sana classe piccolo borghese presente in numerosissime province italiane, quella
classe piccolo borghese che è motore di ogni cambiamento nella nostra grande Italia, e quindi ero assolutamente un personaggio alla ricerca di combustibile per consumare. Io guadagnavo, mi arrangiavo per consumare, ero veramente una sorta di stufa. Quindi guadagnavo un po' per consumare di più. Guadagnavo 5, e quando hai guadagnato 15. Di più hai speso tutto? Assolutamente, non ho sviluppato il senso del risparmio, non è mio l'accumulare. Io mangiavo, divoravo, consumavo, uno schifo, un uomo da agopuntura proprio, cioè non mi merito questo. Io se merito, non lo vedi un po' teso? Respira. No, sento, dottore, che... lo scherzo, cioè, sento gli aghi sulla mia pelle. Provi uno qua. No. Guarda che in fronte, per esempio, un punto. No, vabbè, la faccia lasciamo stare. Non c'è da queste messe in scena. Senti, adesso ti sei un po' imborghesito, però. Cioè, da trasgressione sei diventato familiare, il figlio, la casa. Guardi, io le dico che portare avanti... Allora diamo, le do anch'io del lei, perché non posso io darle... Okay. Io do del voi. Mi dica, voi vi siete imborghesito? Del coloro. Perché... del coloro. Vi siete? Voi sì. Vi siete imborghesito? Oh, caro Luca, no, io penso che portare avanti il progetto famiglia sia la cosa più trasgressiva del mondo. È assolutamente anticonformista oggi dichiarare di voler tenere su una famiglia. Una famiglia. Sei pazzo, la famiglia. Io ho due, tre amate, una famiglia è una cosa assolutamente difficile, complicata, per questo trasgressiva, perché bisogna sempre aggirare gli ostacoli. Chi aggira l'ostacolo qui è di fatto un fuorilegge. Tu sei il trasgressivo della normalità in questo momento. Possiamo andare avanti così all'infinito, con altri aghi. Io mettigli un altro ago, dai, guarda, piccolino. Così. Qua, lì. Ma dottor. Cos'è? Scusa, voglio sapere... Questo no, questo è stata. È una mano, potresti veramente fare. Potrebbe fare l'agopuntrice, no? Cos'è quell'ago lì che le hai messo adesso, scusa? È un punto del grosso intestino. Dell'intestino? Del grosso intestino, ma sono dei meridiani che sarebbe. Non c'è pericolo che adesso, tanto ancora 10 minuti. Ma a parlare dietro, insomma. No, non vorremmo fare la prima cosa del reality, in diretta. Quello non è mai stato fatto ancora, no? Che famosa. Senti, no, una cosa ti volevo chiedere: ti hanno cacciato o te ne sei andato tutta la squadra? Perché tu te ne sei andato, perché hai detto che era troppo buonista, ti annoiava. No, un pochino sì, dottore, si può dire, sì, aveva dottore Luca, no, ingegnere. Luca, ingegnere. Sì, a un certo punto era cominciata come un progetto che aveva una strada per poi prenderne un'altra, e quindi nella via più... Stai sentendo con quegli aghi? Io, ragazzi, scusatemi, sono accelerato per gli aghi, non c'entra un argomento, una risposta, perché penso al prossimo ago. Non arriverà un altro, quindi aiutatemi. Via,